Mkhitaryan, quindi Çalhanoğlu, per l'1-0 Inter, perfetta circolazione palla dell'Inter da un lato all'altro del campo, con pazienza, sfruttando ovviamente anche l'uomo in più, e Çalhanoğlu fa 1-0. È infuriato Juric perché tutto nasce da una palla persa di Lazaro che invece di disimpegnare ha, diciamo, si è incaponito un pochino col dribbling. Poi l'hai detto benissimo tu, lo scorrimento di palla fino ad arrivare a trovare il compagno libero è... Parte con il destro e fa 2-0 spiazzando Milinkovic-Savic, raddoppio, 2-0 Inter come il numero di maglia di Çalhanoğlu, il 20 appunto, doppietta per lui. Ed esplode la festa, Pier, se ce ne fosse stato bisogno. Un 1-2 micidiale dei nerazzurri, un 1-2 targato secondo me uno dei giocatori simbolo di questo scudetto, che lo vediamo esultare, Hakan Çalhanoğlu. Con la Roma è sempre perfetto, Paulo Dybala trova l'angolo, Benet non ci arriva, Roma avanti. Ha dovuto calciarlo forte e bene perché Benet lo aveva intuito, si è disteso, però la potenza e la precisione erano perfetti. 12 su 12 da dischetto con la maglia giallo-rossa addosso per Paulo Dybala. Palla Oliveira, calcia con deviazione, Osimhen non ci arriva! E il Napoli la rimette in equilibrio presto con il mancino di Oliveira deviato. 1-1. Eh sì, buona, premiata la caparbietà di Oliveira e anche la convinzione nell'andare a calciare. Quando parliamo di fortuna, in questo caso la deviazione ha facilitato la parabola e l'arcobaleno che ha impedito a Svilar di arrivare sul pallone. Non aveva ancora segnato. Spiazzato Svilar! La rimonta al Napoli! Segna il suo totem! Segna Osimhen! Dal dischetto! 2-1! C'è tutta la rabbia di Osimhen nel calciare questo rigore. A differenza di quello calciato da Dybala, lui guarda a Svilar e riesce ad aprire l'interno del piede. Ha segnato! E rete di Ebrahim, fuori gioco! Però bisogna capire se ha fatto in tempo. Attenzione! E gol! E gol! Ha pareggiato la Roma e torna al gol Tammy Abraham! 2-2, ancora da corner la formazione di De Rossi! Certo, con Zaccagni che fa movimento, Zaccagni! Zaccagni! 1-0 per la Lazio, la connessione perfetta! Risalvetto per Zaccagni! Gol all'andata, gol al ritorno, gol da ex! 1-0! Ripartenza feroce in verticale della Lazio che sradica la palla dei piedi di Suso e trasforma l'azione da difensiva in offensiva con Luis Alberto perfetto per infilare con i tempi giusti Zaccagni che calcia forte sul primo palo e batte Montipò. Lazio che stavolta la sul destro, Sottil cerca spazio per calciare e trova l'angolo Sottil a sbloccare al 17 col secondo gol del suo campionato, 1-0 Fiorentina. E avevamo detto che Sottil è partito bene, cioè, allo spunto, però la decisione è cattiva perché salta l'uomo e va sul palo lungo, però in questa azione c'è anche tutto il bene e il male di Volpato che con una leggerezza in uscita si fa rubare questa palla e poi Sottil si prende in velocità l'avversario, lo salta. Può buttare dentro, colpo di testa del solito Martinez, guarda, sono 8 gol stagionali, ne avevamo appena parlato, dei numeri realizzativi dei difensori, colpo di testa e 2-0, neanche il 15° gol segnato di testa in campionato alla Fiorentina, miglior squadra della Serie A in questo senso. E però la mossa bene questa palla, il cross di Arthur è molto delicato, Martinez guarda, di rigore abbiamo detto in precedenza, ci va con una cattiveria diversa rispetto agli altri. Sassuolo molto lento, però ci prova il Sassuolo con Torsvet, eccolo qui il guizzo di Torsvet a riaprire tutto al 57 col gol numero 6 del suo campionato, l'inserimento, la sua qualità migliore, 2-1. È però il giocatore più continuo in questa stagione, quindi se c'era continuità di gol sposta, mette morbido Nico Gonzalez, ancora un gol di testa della Viola, 6-10, 3-1. Troppo facile,
se mi permetti questo termine, perché fa il gol del 2-1 e riapre la partita. È vero che c'è qualità nei giocatori viola, però una palla bella battuta in mezzo, però lì devi difendere con cattiveria, sai che Nico Gonzalez attacca, poi dall'altra parte comunque c'è la qualità di questo giocatore, c'è la qualità di Sottil e anche Parisi che fa quella frenata che... sul mancino. Baracca, Baracca, poker della Fiorentina, ancora una volta difesa larga, diciamo così, del Sassuolo, e timbro di Antonio Baracca. Troppo leggerezza, tanta leggerezza del Sassuolo, qualità della Fiorentina che però gioca troppo facilmente al limite dell'area la squadra di Ballardini, che sa di avere Baracca a quella parte e poi riceve, l'ha costruito splendidamente questo gol la Fiorentina, doppietta di Nico Gonzalez. Ora nella testa dei giocatori ci sono tre categorie di differenza proprio di ritmo della gara, cioè frustrazione e delusione del Sassuolo e leggerezza, spensieratezza dalla Fiorentina, che si permettono anche queste giocate che sono un gran bel vedere per il calcio, perché Nico Gonzalez l'ha pensata proprio bella vedendo. Basta Lucca, prima tocca, ma non basta, e l'Atalanta è in vantaggio dopo 42 minuti. Con il punto a gol in campionato di Mario Pasalic, il settimo stagionale, sei dei quali sono arrivati tutti qui davanti alla sua gente. 1-0 per la Dea. Servito un episodio per sbloccare una partita fin qui complicata, giocata molto bene dall'Empoli, la stava prendendo Caprile, ha già parato un rigore in questo campionato. Lukman, ma da solo Lukman! Fa tutto lui e lo fa tutto benissimo, abbiamo la Lukman! 2-0 per l'Atalanta, 9 in campionato. Dopo Pasalic segna lui, i due che hanno confezionato la qualificazione alla finale di Coppa Italia negli ultimi minuti contro la Fiorentina. Luca, diagonale, palla di Pagero, l'Udinese avanti nel recupero del primo tempo, al Dallara con la prima conclusione in porta della partita, Martin Pagero porta avanti Friulani. È l'atteggiamento dell'Udinese che fa la differenza, l'avevamo detto, pronti a sfruttare l'errore tecnico in uscita dei giocatori del Bologna, e quella hanno fatto la perfezione, quattro uomini pronti a recuperare palla sull'errore in uscita, qua vedi l'appoggio su Freuler, guarda, attorniato da tre uomini e subito a giocare in avanti, perfetto qua, l'assist di Savatic, bravissimo Luca a sfilare. Verone Frosinone la mette dentro, sale Makers ed è gol, traiettoria sorprendente però coglie, sale Makers, toglie dai guai il Bologna con un arcobaleno di speranza. Serviva una giocata di questo tipo, no? La ricerca comunque della porta, che può succedere comunque qualcosa di pericoloso. Il Bologna stava capendo di poter comunque rimanere pericoloso anche in inferiorità, e l'avevamo detto in precedenza. Krstović! Nikola Krstović! Al 92esimo torna a segnare dopo tre mesi lo squalo Nikola Krstović! Rieccolo qua e Lecce avanti dopo 92 minuti col morso di Krstović! Una fiammata, Luca, ma ci voleva! Questo giocatore ha fatto, a mio avviso, una partita incredibile, perché aveva lavorato per... Pessina, perfetto a spiazzare Falcone, non molla, non si arrende il Monza che non vuole piegare la testa, 1-1 è parità, Pessina, di ghiaccio Pessina. E il calcio non finisce mai di stupire, le squadre ci credono fino alla fine. Parte Sole, impeccabile, avanti Frosinone col numero 18 ancora sul calcio di rigore, 1-0. Poteva chiedere di meglio Frosinone, essere in vantaggio dopo 10 minuti vuol dire che ti dà forza, ti dà convinzione per la Salernitana. Con lo spazio si è aperta la Salernitana, Brescianini, controllo, Brescianini, ripartenza perfetta del Frosinone, 2-0, tutti a protestare, quelli della Salernitana perché volevano che il pallone fosse messo fuori. Beh, era impossibile mettere fuori questo pallone effettivamente per il Frosinone, una ripartenza che poteva provare sicuramente il secondo gol, perché ha provato una Salernitana completamente sbilanciata in avanti, bravissimo che tira a dettare la profondità, bravissimo Brescianini a dargli l'appoggio al centro area, che tira avanti, Zortea al limite, prova a calciare, la infila all'angolino, 3-0 per il Frosinone,
partita chiusa. Grandissima ripartenza proprio dalla destra del Frosinone. Bresciani che porta questa palla, serve Zoltek, arriva di corsa Zoltek, porta avanti il pallone. La difesa del, secondo me, della Salignana scappa un po' troppo, però lui arriva al limite dell'area, fa partire questo mister. Nuovo tentativo per il cross che arriva verso Dorsby, testata perfetta. Genoa 1 Cagliari 0 dopo 17 minuti. Ma che gol che fa qua Dorsby, che sassata che tira di testa, bravissimo a mettere l'angolino in terzo tempo. Grande palla di Sabelli, però colpisce quasi oltre il dischetto del rigore. Grandissima testata qua del centrocampista. Dopo aver avuto il 72% di possesso palla nel primo quarto d'ora di partita, la sblocca il Genoa con il cross di Sabelli lì. Vasquez che passa alle spalle di Di Pardo, dentro per Frendrup, apre il piattone, la mette benissimo sul palo lontano per il 2-0 del Genoa. Ancora una volta che azione a parte del Genoa, con grande tranquillità si propone sotto la propria gradinata, bravissimo ancora una volta con questa palla dietro a rimorchio per Frendrup, che la mette all'incrocio dei pali, probabilmente con una deviazione, ma grande azione corale del Genoa. E dopo il secondo maratona ancora lì per Gudmundsson, palo gol, 3-0 per il Genoa, spettacolo per la squadra di Girardino. Ancora una volta con che facilità viene dentro, probabilmente il primo controllo non è perfetto da parte di Gudmundsson, la palla torna a lui, perfetto invece nel secondo, la mette all'angolino all'assist di Sbuffetti.